Ancora un rinvio, il girone A e il girone B della Serie C saltano la terza giornata consecutiva. La Lega Pro ha preso atto del decreto del Presidente del Consiglio del 1 marzo e delle comunicazioni delle autorità competenti, ha disposto dunque il rinvio anche delle gare dell'undicesima giornata del campionato di Serie C che si dovevano svolgere sabato e domenica prossimi. La decisione, dice un comunicato, è stata assunta coerentemente con quanto sino ad oggi stabilito: il valore primario è quello della salute, il nostro calcio ha ragione di esistere solo se sugli spalti palpitano i cuori, si sentono i cori dei nostri milioni di tifosi. Il rinvio integrale della giornata per i due gironi è dettata dalla necessità di garantire l'equilibrio e la regolarità della competizione. Sono da considerare altresì le condizioni della Pianese e dei club che l'hanno incontrata, tra le quali la Juventus Under 23, finalista di Coppa. Capita dunque che il campionato per l'Arezzo e per la Serie riprenderà con la 31ª giornata il 15 di marzo, quindi a un mese di distanza sostanzialmente dall'ultima partita disputata. L'Arezzo, tra l'altro, è atteso dalla trasferta in Lombardia, proprio in una delle zone calde del coronavirus, in casa della Gian Erminio, che sportivamente parlando sta compiendo una vera e propria impresa verso la salvezza, dunque avversario più ostico che mai. La Lega ha già stabilito anche i recuperi, c'è una variazione per quanto riguarda il derby con il Siena. Non si giocherà la sera del 18 marzo, che era un mercoledì, ma il giorno seguente, giovedì 19 marzo, perché il Siena era impegnato nel posticipo del lunedì precedente. Alessandria Arezzo si recupererà mercoledì 1 aprile, Arezzo Provercelli, che si doveva giocare domenica prossima, si recupererà mercoledì 15 aprile. Dunque un marzo ed un aprile con un vero e proprio tour de force per l'Arezzo e per tutte le altre squadre del girone A e del girone B della Lega Pro. L'ennesimo rinvio e quindi il prolungarsi della sosta rischia di riconsegnarci un campionato completamente cambiato. L'Arezzo aveva chiuso quella brillante prestazione di Monza. Quale Arezzo ritroveremo alla ripresa?